Ciao a tutti ragazzi, sono Yakidale e oggi siamo qui per praticamente prendere tutto quello che è stato aggiunto con il nuovo aggiornamento. Come vedete mi sono preso già un bel po' di gemme, 28.000. Non ci crederete mai, ma le ho prese tutte gratis grazie ad Up Bounty con un video che feci tanto tanto tempo fa. Più che grazie ad Up Bounty, grazie a voi che avete messo i miei codici, che mi avete fatto guadagnare punti e quindi sono riuscito a prendere tutte queste belle gemme. Per chi non sapesse di cosa sto parlando, trovate il link qui sotto in descrizione. Prima di iniziare con il contenuto del video vero e proprio, però volevo spendere due parole riguardo l'aggiornamento. Vabbè, qui in impostazioni, notizie, trovate come al solito tutte le cose che sono state aggiunte. Tra l'altro alcune cose sono veramente molto molto interessanti, quindi vi consiglio, anche se ci vuole un po', di leggere tutto. Poi vabbè, delle altre cose ne abbiamo già parlato: draghi livello 5, nuove leghe, nuova fabbrica degli incantesimi nera, nuove pozioni, scudi sui depositi che sono veramente tanta roba e tantissimi miglioramenti grafici, tra cui questa cosa veramente molto molto utile dalla quale possiamo scegliere dove addestrare, cosa addestrare e quando addestrare. L'altra cosa molto molto bella che mi è piaciuta invece è il fatto che anche quando abbiamo già degli incantesimi, tipo io ho questi qua, possiamo comunque metterne ad addestrare altri 5, e questa devo dire è una cosa veramente molto molto comoda. Però ci riprendiamo gli incantesimi perché abbiamo bisogno dell'elisir. Tacete, tacete, tacete. Poi vabbè, sicuramente avrete già notato che qua c'è un miglioramento nell'interfaccia dell'utente, molto 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 carina, devo dire, tra l'altro. E l'ultima cosa che ci tenevo comunque a dire è che proprio ragazzi non mi piace questa nuova grafica delle leghe. Poi vabbè, sicuramente ci faremo l'abitudine, però non mi piace la Lega Master, la Lega Campione, come le hanno fatte. In ogni caso ci siamo fin troppo persi in chiacchiere e possiamo andare innanzitutto nelle difese a costruire il nostro secondo volano. Per ora lo mettiamo qua. Questo non lo gemmiamo perché c'è già questo al 6. Se devo gemmare delle cose, le gemmo per farvi vedere delle novità, quindi non mi sembra una cosa utile. Però sicuramente mi sembra una cosa molto molto utile costruire questa fabbrica degli incantesimi oscuri, che non ho capito perché non l'hanno chiamata fabbrica degli incantesimi nera. Non lo so ragazzi. La mettiamo qua e la gemmiamo subito a livello 1. A livello 2 costa 2.500.000, quindi la possiamo fare senza problemi. E queste 876 gemme andranno via tipo così. E questi quindi sono i primi due incantesimi neri, quindi incantesimo del veleno e incantesimo del terremoto. 3.500.000, 936 gemme. Andiamo e gemmiamo anche questa. 3, 2, 1, via. Livello 122, così giusto per. È veramente bella a livello 3, guardate che roba. E soprattutto gli incantesimi sono altrettanto belli. Proviamo solo a farne così per sfizio 3. Ok, visto che abbiamo 80.000 di nero, direi che possiamo anche migliorare qualcosina nel laboratorio. Diciamo che dell'incantesimo del veleno e dell'incantesimo del terremoto non me ne frega molto, però mi interessa particolarmente dell'incantesimo della velocità. Quindi lo miglioriamo innanzitutto a livello 2, vai. Poi con 80.000, mamma mia ragazzi, quanto nero, 1.300 gemme, andiamo. Lo gemmiamo anche a livello 3, quindi boom! E piano piano le gemme stanno scendendo. E a questo punto, ragazzi, lo gemmiamo anche a livello 4. Cosa devo fare? Vai, boom! Boom, livello 4. Abbiamo ancora 16.000 gemme, quindi possiamo fare tante belle cose. Allora, secondo me però conviene riempirci il deposito di nero con 5.000. 5.000, 2.000. Ok, dai, 5.660 gemme, abbiamo 200.000 di nero, possiamo fare l'incantesimo del veleno a livello 2, ok, a livello 3 e a livello 4. Dopodiché ci manca l'incantesimo del terremoto, lo facciamo innanzitutto a livello 2. Però, siccome non so se ci bastano le gemme per fare i draghi, quindi dobbiamo gemmare 8 milioni di oro con 2.467 gemme e poi con 1.863 gemme, tra 3, 2, 1 avremo i draghi livello 5. Sì raga, sì raga, sì raga. Abbiamo ancora 2.374 gemme, quindi possiamo ancora migliorare l'incantesimo del terremoto. Tac, tac. Ce l'abbiamo a livello 2, si sta facendo a livello 3, però non abbiamo più abbastanza gemme. Queste 974 ce le teniamo. Anzi, solo perché siete voi, questo volano costa solo 258 gemme, quindi possiamo farlo
a livello 1 e lo avviamo a livello 2. Ma sì, dai, ingemmiamolo anche così e facciamo così. Avevo 28.000 gemme e ora ne ho 210. Guardate cosa fa il povero Yakidale per voi. Vediamo se riusciamo ad addestrare un drago a livello 5. Una cosa di questo genere. Dove sei, drago? Guardate che figo che è, mamma mia, ragazzi. E spero che sia anche veramente molto, molto devastante. Quindi, ragazzi, per questo video di gemming era tutto. Spero che vi sia piaciuto. Ovviamente, questo gemming non è stato inutile perché domani, ragazzi, uscirà un attacco con i draghi, magari le mongolfiere e sicuramente gli incantesimi della fretta. Quindi, non perdetevelo, mi raccomando, ragazzi. Io vi ricordo di passare per la pagina Facebook, seguirmi su Twitter e su Instagram. E niente, ragazzi, noi ci vediamo nel prossimo video.